Capo, scusami per il disturbo, ma sono qui a ricordarti, a parte un like e un commento che fanno veramente tanto piacere, a iscriverti al canale. Una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte. Quindi, dato che suppongo non vogliate perdervi nulla, iscrivetevi che fa veramente tanto piacere e non vi perdete alcun tipo di video. Buona visione! Ma questi vogliono farsi fucilare, cioè quelli di questa mod vogliono farsi spaccare. Che si fa, ragazzi? Si torna nel vecchio... No, ma hanno cambiato un sacco di cose! E al posto del puzzo hanno messo Coughing! Hanno messo l'antipuzzo con Coughing! Andiamo, traduci in inglese e andiamo a sciare. Let's go. Porca madonna, tu e testa di cazzo che non sei altro. Vabbè, ok, è andata così. Pinciulla, grazie per i 9. Puzzo, sembra proprio di sì. E Jamie JJ, grazie per il Prime. Amici, mancano, c'è un hype train, mancano poche sub e si fa la live col Mazzeo. Allora, che bisogna fare? Quelle scatole per strada è la mia storia. Madonna, ma che non si ama più un cazzo di nessuno in questa città. Uno sta via poche ore e succede il disastro. Allora, devo fare scorta di roba. In realtà potrei farmelo un giorno normale. Potrei farmelo un giorno nel chilling. Dai, un po' di materiale c'è. Facciamo un enorme puzzo giornata domani, dai. Oddio, hanno sistemato anche questo! Wow! Pazzesco! Ok. Metti le carte! No, no, le carte! No! Vabbè. Parlate di me. La vostra è solo invidia. Bisogna provare lo schiavo, eh. Mentre io sbusto tutto il tempo. Musica finita. I've just been in this time before. Salve! Arrivederci, primo cliente, figlio di puttana! Arrivederci! Merda, non ho neanche fatto il controllo prezzi giornaliero, ragazzi. Ma ho fatto un fallimento. Mamma mia, ti ho lasciato ieri con un negozietto minuscolo. Guarda ora dove sei arrivato. C'ho anche l'evento antico attivo nel canale. Pazzesco, enorme guadagno. Se non comprano li sgozzo, veramente. Poi guarda la carta. Che carta? Grazie Frey per il Prime, benvenuto Freione. Grazie mille amore mio. E alle Dane grazie ancora per le 5 puzzo sub, puzzo gift, eh. Grazie veramente veramente tanto Ale. Meno 43. E si fa la live special con Mazzeo. Live special con Mazzeo. Mazzeo Cociapoli Zuviva. Mazzeo Cociapoli Zuviva. Grande momento, grande momento. Meno 43 puzzo sub. L'abitante boss che ti ha comprato in Seror. Bro, è un tizio che è palesemente un pedofilo, ma è pieno di soldi, quindi noi accettiamo il suo vil danaro in quanto tale. Peraltro anche ieri, piccoli aggiornamenti, abbiamo migliorato drasticamente la situazione dei soldi andando a fare solo soldi tondi. Quindi ufficialmente io accetto solo soldi allo stato tondeggiante. E poi abbiamo messo i profumatori per evitare appunto i puzzo bastardi. Questa non l'ho arrotondata, perfetto. Quelle carte mi sono dimenticato di arrotondarle. Però bene, la carta è sempre uguale, Ezzy. Sempre la stessa, quella di Pikachu di ieri. Facciamo così, arrotondiamo un attimino, dai. Questo è già tondo. 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 Chi si sarebbe mai aspettato che il mio cognome StorTCG avrebbe fatto così tanta strada in soli. Ehi! Abbiamo venduto della metanfetamina qui, eh? Sono 2000 euro. Coglione. Poi ieri ho giocato fino al giorno 30. Io non ho colpe, capo, eh. Io non ho colpe, io sono un umile cassiere. Anche oggi Gloria mi ha detto: Mattia, ma perché ti sei divertito così tanto a fare il cassiere?
E io gli ho detto: Gloria, io non lo so. Io non lo so perché mi diverto così tanto a essere un cassiere. Salve Kokeshi, torna in città, figlio di puttana. Forse perché il mio avere un lavoro finto mi dà tanta soddisfazione nel cercare di avere un lavoro vero. Non lo so. Sta facendo concorrenza al tizio qualunque? Oddio, con sti guadagni sto facendo concorrenza a un botto di gente. Guadagno 2000 euro al giorno ormai. 113 puzzo euro? Ma lei è un matto, mi sa, eh? Lei è un follia. Arrivederci. Karsana, grazie per la tier 1. Benvenuto, Karsa. Grazie mille per la tier 1, amore mio. Un bacione enorme. Meno 42. Poi li paga tasse. Dio cane. 240 euro di... Wow. Hanno sistemato anche il telefono. Attento che ti dossano negozio. Ma speriamo. Arrivederci e grazie. Spegni la luce. No, voglio che i miei clienti oggi vivano un giorno felice. Da domani li spremerò come delle spugne di merda. Oggi gli voglio regalare una sensazione di positiva. Ci sono più di 1000 persone che guardano mentre fai il cassiere. Immagina noi cosa dobbiamo domandarci. Bro, ieri invece... ho deciso che spegnerò la luce. Luce spenta. Para. Paraba. Ehi, giochi da tavolone oggi, figlio di troia. Tirogli un calcio in bocca. Non si può fare una mod con i calci? Qualcuno mi trova la mod con i danni ambientali, la mafia e il pizzo da pagare, quelle robe lì? Figurati se non l'hanno fatta, zia, eh. Spegni la luce e fa calare effettivamente le bollette. Per come sta scritto nelle bollette, sì. Teoricamente la luce ha un costo, in funzione della dimensione del negozio e per quanto tempo rimane accesa. Poi se non è così... Boh. Poli, ma costa 45, dipende cosa. Arrivederci e grazie. Danni ambientali li fai tu con le scatole. Disgustoso, capo, eh. Quella è la mia storia. Quella è la mia storia. È la mia storia, quella lì che voi vedete per strada. Per voi sono solo delle scatole. Per me sono un ricordo. Per me sono... quello che ero. Ogni volta che guardo fuori... non posso che vedere il passato. E di fronte a me il presente, invece. È bello vedere tutto. Passato. Presente e futuro. Quelle scatole sono un po' il senso dello store TCG col mio cognome, che non ripeteremo per l'ennesima volta. Sono qualcosa che non puoi mai dimenticare. Qualcosa che non posso dimenticare. Qualcosa che indubbiamente creeranno un danno ambientale di proporzioni gargantuesche, di cui non posso che fare a meno. Puoi pagare in bitcoin nel mio negozio? Ti frusto, capo. Abbiamo deciso di applicare sevizzamenti... Non so parlare, purtroppo, ragazzi. Salve, lei è il cliente perfetto, sa? Perché lei è un giocatore, doc. Arrivederci. Bisogna pagare in valuta ordinaria. Basta, ragazzi, dire puzzo. Raga, basta dire puzzo. Non se ne può più. Ragazzi, ieri ho visto tutti i messaggi che mi avete fatto di auguri su Instagram. Penso che il 90% erano puzzo auguri poli. Raga, veramente, non basta, non si può più. Non è possibile. Cioè, non si può fare. Finisce come Bebop sono un bop. Anche quello, non serve più in questo momento dirlo, Bebop sono un bop. Dobbiamo cucinare plastica qua, Poi posso pagare in paper a creare Cardell e farmi spedire tutte le carte? Penso che tu possa farlo, sì. Dubito che Cardell non si accorga di fare un ordine gigantesco, ma puoi farlo, sì. Bebop, sono un bop. Per quelle scatole sono un'entità che il gioco deve caricare, che a un certo punto porteranno un botto del lag, tipo un DOS, però scatolos. No. Quelle scatole sono... non causano danni al gioco. Causano danni a Valdagno. Questa giornata è infinita, oh. Finalmente torno a vivere e sembrava di stare in apnea senza questo gioco, grazie Poli. Secondo me voi avete un puzzo problema. Scusatemi. Scusa, qui colpa mia, non dovevo, Sì, zio Paolo mi ha iscritto, ma stamattina tra sistemare negozi, problemi e... quella parola lì, non ti ho risposto. Tranquillo che ti manderò un messaggio in questi giorni. 14 o 15 minuti di audio dovrebbero bastare. Scatole sono il registro della storia del negozio, non va dimenticato. Ragazzi, io non so voi, ma Paperonde Paperoni, vi sembra che abbia mai buttato via la banconota del suo primo dollaro? Ah no, quello era Krusty il Clown. No, quello era Mr. Krab, ho sbagliato. Mr. Krab ce l'ha il suo primo dollaro guadagnato. E mi state dicendo che
lo store TCG. Madonna che laggata che ha tirato. Potrebbero essere le scatole, direbbe qualcuno. Un attacco d'osso, direbbe qualcun altro. Questa è la musica della sera. Canzone è musica di Arceus. Wow, techno vibes al Negristore TCG, eh. Wow. E ricordo che il mio cognome, mi chiamo Mattia Negri, e quindi accendiamo la luce per i nostri clienti che oggi festeggeranno, anche se lui ha appena preso 12 cazzi. Festeggiamo con questa musica. Festeggiamo una giornata di fatturazione elevata a questo fantastico negozio che collega tutti noi da un singolo elemento, un elemento chimico presente nella tavola degli elementi, la carta, anzi le carte che uniscono, che creano, un po' come un'anthology, Monsters, Primo Impatto, Flashback, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Flesh and Blood. Puzzo. Ci regalano emozioni e ricordi. E molto spesso fanno in modo che si creino dei ricordi. Tipo questo maledetto figlio di puttana! Ogni giorno avrà questa musica, bisognerà fare ogni giorno a quest'ora un discorso motivazionale. Allora, adesso finisce la giornata e facciamo il mega ordine. Bro, stasera compro lo schiavo e mentre lo schiavo gestisce la cassa, io domani spacchetto tutto il cazzo di giorno. Tutto il giorno spacchetto, cazzo. È giunto il momento di espandere. Non sarà più il mio cognome TCG. Sarà il mio cognome Oni TCG. Come la stella, come il cocktail. Come tutto quello che in versione Oni è meglio. Tranne una parola che non è il meglio dire, ma come il salame, come gli amici che ti fai nel percorso. Non è il guadagno di fine giornata la vera ricompensa di questo gioco. Sono gli amici che visitano il tuo negozio, che cercano qualcuno con cui giocare, che si divertono, che puzzano, che giocano, che pagano, che scambiano eventi, esperienze, momenti, e che oggi sono stati un po' di gamba, un po' tirchi, figli di troia. Però, tu dici, ma Pollice 2006? No, capo, ero partito da 1000. Ero partito da 1000, ho fatto solo 1006 oggi. Solo 1006, la giornata non è finita. Fuori il buio splende, come non è mai splenduto prima. C'è da dire che tutti questi qua pagano 15 euro l'ora per stare seduti, eh? Quindi in realtà fra poco, vedi, 12 euro. I soldi arrivano. E noi stiamo fermi. Ho appena fatto evolvere Nosboss con la Thunderstone. E sei più forte probabilmente, Sì, sì, lo scopo di questo gioco è diventare ricchi. Certo. Poi mi hai convinto a comprare questo gioco e lasciare il mio vero lavoro. Non era minimamente il mio intento, caro. Che lavoro fai? Se posso chiedere. Il chirurgo? Adesso compriamo uno schiavo, Ovviamente capita male questa battuta, ma non era in alcun modo collegato a alcun avvenimento storico e passato. Non voglio che sembra male. Però compriamo un cassiere, intendo. Stavo notando una cosa in questo negozio oggi. Di fronte a me vedo così tante persone. I clienti perfetti. Vedo persone che rappresentano, nel migliore dei modi, la mia natura. Il motivo per cui ho aperto questo negozio.
la voglia di giocare e la voglia di divertirsi e di passare del tempo in compagnia degli amici. Che bello avere una schiera di clienti di fronte a me. Apprezzo il vostro tempo. Compriamo questo Blastoise, dai. Sovrapprezzato di 2000 euro, ma va bene. Una schiera, non una schiena. Signori, 3K fatti. 3K fatti, ma oggi mi sento generoso. Non li caccerò a calci nel culo. Anche se tra poco... Quello lì ha detto è il puzzo giusto o è il prezzo giusto? Perché ormai dubito che... Penso che il puzzo si stia inserendo anche nei file di gioco. Ah, il puzzo è giusto. Sembrava strano, effettivamente. Abbiamo finito le ricariche. Antipuzzo. Bene. Però mi avete rotto i coglioni, dai, fuori dalle palle. Te, vecchio di merda, vai a dormire, dai, piglia le pastiglie e mori, coglione. Allora, è il momento di inventario. Avevo solo una grande voglia di rompere i coglioni, il ragazzo, eh. Certi clienti non sono quelli che voglio farti nel percorso, devo dire. Allora, è il momento, ragazzi, del primo vero restyling. Bisogna mettere più tavoli. È la mia scelta. Levati dai coglioni! Ah, ma ci sono i profumatori antipuzzo. In realtà dovrei fare... Ho un'idea! Perché fare lo stesso numero quando puoi fare due file che ne contengono di più? Bro. Ci siamo, eh. Capo. Io ho creato spazio. Qui volendo ci starebbe un altro tavolo, eh. Eh già. E qui? Qui no, perché c'è l'allerta puzzo. Al Negri Store TCG lavoriamo sempre con le migliori comprensioni del testo. Oh, salta! Ma non puoi saltare se stai posizionando un tavolo. Esattamente come nella vita reale. Questo gioco è incredibile, ragazzi. Bene. Guarda che bel lavoretto. Chi si sarebbe mai aspettato che tanta strada sarebbe stata fatta? Eh? Eh? Portale. Guarda, questo store è veramente magico, cazzo.
La magia delle carte ci unisce e ci unirà sempre. Guarda che lavoro! Che lavoro! Cristo! Dai, inventario time. Però bisogna fare l'ordine più potente dell'intero universo. Anzi, faccio il matto! Action figure presa. Ho preso l'action figure. Zii, sono matto completamente. Sono completamente andato fuori di testa. Intanto proviamo una e vediamo com'è. Rifornisci delle cose che sappiamo che vanno. Oh oh, ho appena speso 800 euro per sbaglio. No! Era questo che dovevo cliccare, porca madonna! Ok, 1428 euro. Allora, rifornire scaffale, dai. Guarda quanti scatoli. Oddio, lo schiavo, mi sono dimenticato. Se per questo mi sono anche dimenticato i giochi da tavolo. Merda, e di spacchettare. Ma com'è possibile che di soldi ne faccio sempre di più e sono sempre di meno? I dadi, top investimento, eh. Vai. Bisogna, ragazzi, è il momento di fare una cosa che andava fatta, secondo me, da giorni, giorni e giorni. Forse dal giorno 1 che andava fatto. Bisogna sistemare in modo tale che tutte le cose siano messe bene. Lato 1 a tutti i pacchetti. Lato 2 altro. Cristo. Che fai? Metti le robe male così. E che cazzo? E sleeves le metti in alto, no? Che fai? Lasci tutto in disordine? E poi dicono che le scatole non servono. Poi mi dicono, Poli, ma mettivi le scatole lì fuori. Stupidi. Stupidi. Le scatole lì fuori. Non comprendete l'utilità di avere delle scatole. E pensate di dare una lezione a me. Avete visto quanto fatturo io, eh? Allora. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 3 di arancioni, 2 di rosse. Oddio, quante ne ho di sleeves? Un po' troppe. Ok. Mi serve il magazzino, capo. It's magazzino time, non ci sono altri cazzi. Bisogna... bisogna avere il magazzino, ragazzi. Non si sfugge più ormai. Ormai è o è in magazzino o è fine. Oh! Butta via. Tu cos'hai? Sleeves, bravissimo. Scaffalatura più alta, sleeves, ovviamente. Vogliamo che siano più vicine ai loro occhi, no? Metti qua. Poi.
Dadi. Sai qual è il problema di sti cazzo di dadi? Il problema dei dadi è che sono confezioni da 8, da 16. Quindi dobbiamo fare così. Ok, questa è vuota, no? Perfetto. Fuori dei coglioni. Charmander! Troppe sleeves, credo. Pagate 800 euro queste sleeves, eh? Scusami, ho un'idea. Idea senza L. Mi sono sbagliato a parlare, probabilmente. Mi dica, ma raga, ma perché io ogni volta mi sbaglio e spendo così tanti soldi in sleeves? Ma perché? O sono di più di quelle che penso? Abbiamo le action figure, cazzo! Quante ce ne stanno a scaffale? 9? Che numero di merda, 9? Allora, antipuzzo, antipuzzo e poi sleeves. Perché chi puzza è lo stesso che acquista le bustine dei giochi, no? Poi le scatole hanno iniziato a superare la carreggiata. Non è possibile. Non è possibile. Non permetterei mai. Ma come cazzo si... Ok. Antipuzzo. Mi serve il magazzino. Quante sleeves? Sesso e samba, sesso e samba. Porco Dio. Sleeves a nastro. Minchia, che lancio fortuito. Se qua ci vanno le bustine, qua i fat pack, qua sotto mettiamo i porta deck. Oba! Bene. Guarda, guarda, guarda. Guarda, tiro da tre. Spettacolo. Ossidiana infuocata, mi dici, eh? Una, due, una. Qua ci va ossidiana. Inizia a non esserci più spazio per le cose, ragazzi. Opa! Era un tiro da due e mezzo questo, eh. Antipuzzo, ancora! Fanculo. No, zii, ma non ho comprato neanche i deck box di Charmander, che sono quelli che valgono un milione. Ah sì, ne ho tre. Madonna, che acquisti de merda che ho fatto. Ok. Capo, ma che gli dici a sto negozio? Ma che gli dici a sto negozio? Eccole! Papam, papam, papam! Grazie Carsana per la tier 1, grazie a Zappa Zampa per il Prime, grazie a Liagion per i 7 mesi, grazie a Morello per i 15,
Puzzano le persone che devo assumere. Può darsi, grazie a sesso per l'ottavo mese. 16 euro di Squirtle, via. Questo è un negozio. No, bisogna aprire in modo tale che ci sia una linea per ogni tipo di busta, ovviamente. Facciamo passare il giorno. A parte che arriviamo anche a livello 18, il che ci farà sbloccare, credo, nuove entità. E poi domani controllo prezzi. Si va a letto! I prezzi nella giornata di domani, così abbiamo le fluttuazioni di mercato aggiornate, capo! Ma si sveglio! Tu aggiorni i prezzi alle 9 di sera! Le aggiorni alle 8 della mattina, no? Ottimizzare prezzi! Maggiore guadagno, 13 euro di snivi! Ottimizza snivi! Sto rumore di ste buste, veramente è un casino di merda! Ok, tu costa Blaziken 12 milioni di dollari. Allora, dai. Al lettuccio, dai. Tutti a letto! 1100, zii, la mia incom più grande è stato il gioco. Da tavolo. Pazzesco. Allora, quanto valgono le marionette di merda qua? Profitto di 20 euro a cosa? Mi piace. Allora andiamo per ordine. Dadi. Un po' troppo. Facciamo un 16,5. Dadi blu. Facciamo un 13,5. Che sei matto? Queste messe. Sleeves. 3 euro ci stanno. Sleeves di Charmander. Bro, queste le metti a 4. Profitto di 3 euro a sleeves. Devastante. Queste 2,50, giusto. Poi, antipuzzo. Però sono in discesa libera gli antipuzzo. Madonna, sono scesi un botto gli antipuzzo ritari. 4 euro ci stanno. 4,50 ci stanno. 5 ci stanno. Ah, facciamo un 44. Box. Facciamo un 30. Ma dimmi te, devo abbassare tutti i prezzi. Facciamo un 45. Maria, questi sono scesi un botto. Facciamo 23, dai. Dun 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 dun. Quattro carte mi servono. Su tondo. 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 Signori, siamo aperti, sacchi di merda. Tondo, ho detto tondo. Ah, già finite? Perfetto. Non so dove metterli questi. Facciamo 15,5, dai. Oh, una action figure mi compra lei, eh? Dimmi, padre. Giulio, grazie per i 3 mesi di tier 1. Grazie, Giulio. Grazie. Meno 39 sub e si fa la live col Mazzeo. Dai, ragazzi, che con Amazon Prime una sub è grepuzzo gratis. Dai, eccolo il ducklet che vola. Entra e vola via. Entra e vola via. Dai, 39 abbonamenti anche con quello del Gamb, mio fratello. Grazie mille per l'anno, amore. Ciao, Gambone. Mamma, non sei via bestemmia, davvero. Niente commesso, domani. No, adesso mi sa che devo... Allora, adesso ho fatto un bel po' di ordini del materiale costoso. Faccio un'altra giornata di... ciao, Lola.
Faccio un'altra. Ma lei che vuole qua? Ma lei che vuole? Faccio un'altra giornata di inventario bello grosso, va bene? Faccio una bella giornata di inventario grosso, di bustine, un po' di scorta, eccetera. E il giorno successivo è il momento di prendere lo schiavo. È il momento, ragazzi. It's schiavo. Manca poco oramai. Questo store non può fermarsi. È infermabile. È una potenza di un livello impenetrabile oramai. Non si può, eh. Non si può, ragazzi. È unstoppable. Come mai stai in rosso? Perché ho dovuto pagare all'inizio della giornata l'evento dei tavoli. L'evento dei tavoli mi costa 200 euro al giorno. Però loro pagano 15 euro l'ora per giocare. Quindi costano un botto. Ah, antipuzzo, eh. Sì, ma l'antipuzzo ormai è fuori meta. È fuori meta. 70 euro? Mi padre, Teo. Via. E poi ho miscliccato, buttato 800 euro in qualcosa che non so nemmeno se compreranno mai. Minchia le action figure, oh! No, io gli do 40 euro di resto, oh! Minchia, le action figure stanno andando a ruba! Ecco le sleeve di Charmander. Però anche le sleeve di Charmander c'hanno una buona edge. Tasse, adesso tasso, sì, adesso tasso. E non c'è il codice Paguro per lo sconto. No, 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 non c'è, 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 non c'è. Pam 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 pam. Quale mod mi consigliate? Bro, la mia unica mod che ho è una mod estetica che trasforma i Tetramon in Puzzomon. Niente di... Ma perché nessuno gioca oggi? Ah, è ora di pranzo. È ora di pranzo, ora di pranzo. I bastardi stanno a mangiare gli hamburger. Rifillare carte. Tondi. Tondo. Arrivo in cassa, non mi rompete le palle. Tondo. 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 E la Madonna! Quanti soldi, signori? Dai, fuori dalle palle, dai. Poi li stai dito con la schiena, per favore. No, perché io sono un gobbo di Notre Dame. Serve schiavo, minchia. Però vedi, se serve schiavo, devo aumentare i miei espositori di carte. Lo schiavo mi fa solo comodo perché mi permette di stare dietro all'esposizione delle carte. Però devo avere molte più carte per potermi fare in modo che lo schiavo frutti soldi, capito? Ce ne sta un altro. Lo so, ma non ci stanno le carte. Capito? Io comprendo. Paghiamo tasse nel frattempo, dai. 320 euro di tasse. Bravo che mi compri tutto, te. Bravissimo. Arrivederci e grazie. Mentre schiavo lavoro tu spacchetti. Il piano finale è questo. Però prima mi accerterei di colmare delle lacune. Come stanno messi questi due qua? Bene, bene, gli antipuzzoritari, via. Record di un acquisto unico è quello che mi ha comprato una carta da 780, no, da 850 euro ieri. Però appunto era una... era speciale. Era speciale in quel caso, quindi la carta così del valore così importante non è una cosa canonica per dire. Per e poi dire, oppure per e poi forza, eh. Per e poi forza. Io vado a record 1560. Minchia, hai sbustato una bomba. Hai sbustato la bombona, eh. Ma io sbusto poco, ragazzi. A me non fa impazzire. Allora, a me sbustare piace.
Però cazzo mi annoia il contempo. Preferisco fare inventario, colmare le... colmare gli scaffali. Cioè, capito? Preferisco altre attività di gain, di denari. Comprendi qual è il discorso? Preferisco fare altro con invece di star lì. Poi magari, appunto, bustando a nastro, pulli le carte come ieri. Però, cioè, mi sembra veramente solo la roulette. Che poi c'ha il suo perché, però... Io sbusto un'espansione per tipo a fine giornata. Dio buono! Io sbusto ogni tanto e massimo un'espansione, 32 buste. Si può giocare da solo da PC. È un gioco per PC, si chiama TCG Shop Simulator. Con una mod agganciata che fanno diventare i Tetramon, che sono i Pokémon di questo mondo, appunto i Pokémon. Troppi tavolini utilizzati. Però oggi è una giornata anomala. Oggi è una giornata anomala. Non ho mai avuto così pochi clienti. Vabbè, le action figure sono l'investimento finale, bro. Non ho mai avuto così pochi clienti che giocassero. Tu togli due tavoli. Se tu togli due tavoli, comunque è meno degli altri giorni. Vediamo a fine giornata quanto ho guadagnato dai tavoli, ma secondo me è meno di 1000. Che è poco se ci pensi. Devi variare formato, se no si stufano. A parte che ho fatto 22 giorni con lo stesso formato e adesso c'è quello nuovo. Ma questi qua potevano giocare contro, no? Che formato abbiamo disponibili? C'è l'antico. Volendo possiamo tipo pensare di fare così per l'antico. Eredità d'argento. Eredità d'argento al prossimo giro. Domani, abbassando i prezzi, forse si colmano più facilmente i tavoli. Se faccio pagare meno della concorrenza, non hanno sparso in giro la voce che i miei tavoli sono maledetti. Non vuol dire proprio nulla questa cosa che hai detto, eh. È il momento del discorso. Il re! Oddio, ma questo è... è Brad Pitt quello lì. Ma non l'abbiamo mai visto sto modello. Ma questo è Leonardo Bru che gli sono cresciuti i capelli e la barba. Ieri non era così, forse è invecchiato nella notte. È un rider. No, no, niente Elden Ring, ragazzi, il venerdì sera, mai. Siamo luce. Tavoli scriptati come la Kaizo, capiamo. Magari, zi. Do-do-do-don. Non esiste il premio al mio tavolo. No, 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 non esiste il torneo da... il premio da 200, 200.000. No, ragazzi, stacco per le 6 in realtà. Che stasera vado a festeggiare col mio compleanno con i miei amici. Che andiamo a mangiare anche fuori, Ciao, mattina con TCG. Magari, ragazzi, potessi andare avanti a streamare. Potessi andare avanti a streamare, Dio. Che bello fare questo lavoro quando hai voglia di fare live. Il problema sono tutti gli altri giorni dove non hai mai voglia di fare live. Non è vero, io vi voglio bene. Gli ho dato 2 euro in più a sto ragazzo. 2 euro in più. Ci si becca l'antenna? No, non vengo all'antenna, no, vado al Puzzo Store. Sephiroth, grazie per i 25. Grazie, amore mio, per altri 6 mesi di lavoro. Che mi fornisci, intendo, Dove vai a mangiare di bello? Vado, che ti mangi stasera? Carne. Carne, pensavo carne di... potevo dire puzzo, ma dirò cavallo. Anche se non mangerò carne di cavallo, perché non penso si mangi carne di cavallo. Ciao Poli, sono un tuo amico, ci vediamo in Pizza Belloveso, in Piazza Belloveso alle 20. Non ho idea di dove sia Piazza Belloveso e nessuno dei miei amici si chiama Fresco di Zone. Certo che si mangia. Che brutte persone, mangereste mai un cavallo vivo? Beh, io no. Oddio, piccolo fischio magico. È buonissimo il cavallo? Vabbè, ma i cavalli che stanno morendo si mangiano. Cioè, vi immaginate mangiare un cavallo che sfreccia nelle praterie? Carne di... Oddio! Il puzzo! Come ha fatto a passare? Come ha fatto a introdursi? Come fai? Come fai? Come ha fatto lui? Come ha fatto a eludere il puzzo? Attacco di Dupusso Dossing! Come ha fatto?
Cioè, così facendo tu non passi di qua, no? Nessuno passerebbe di qua per andare di qua. Penso che ha l'omega puzzo lui. E io non c'ho il counter per l'omega puzzo. Cioè, uno entra e va agli scaffali, fa così. Puzzo di merda. Tutto questo per 5 euro, bastardo. Ah, ne sono entrati due in contemporanea, ne ha tolto solo uno? Merda, il puzzo combinato. Io non posso farci niente al puzzo combinato, ragazzi. Come ho fatto? È stata la signora delle scatole per vendicarsi degli scatoloni? Ma la signora non può essere in grado di fare un attacco dossing a Starta B. Comunque non sono neanche così tanti gli scatoloni. Proviamo un attimo a ammucchiarli un pochino meglio. Sono dell'idea che vanno tutti aperti gli scatoloni, però. Come si aprono gli scatoloni? Non riesco ad aprirli, sti cazzi. Sti cazzi, non riesco ad aprire. Cyber, grazie per il mese più importante che il secondo. Meno 37 la live col Masseo. Dai, meno 37 la live col Masseo. Un'ora e mezza per fare 37 abbonati, si può fare? In realtà dubito, visto la quantità di puzzi, ma questo è un altro discorso. Belli Charmander, capo! Sgancia la grana! Oggi poco profit, oggi non so che hanno. E sì che sono stato veramente basso con i prezzi, Bravo, capo. Tu hai una caratteristica che mi piace. Sei ricco. Anzi, super ricco. Oserei dire... 2K è poco profit. Comunque mi hanno rubato tutte le action figure. Sono andate a ruba le action figure, bro. Questo scaffale mi sa che si fanno action figure only. 9 di sera, giornata di lavoro terminata. È il momento dell'inventario. Ho sbagliato tutti i tempi della canzone anche. Sbagliati i tempi sing song. Zero dadi? No, ne ho venduto qualcuno. Pochi, ma... Vabbè, una bustina di ossidiana. Schifoso bastardo. Lei mi piace! Le buste di Charmander che ho pagato 800.000 euro. Brava! Senta, capo. Fuori dei coglioni, dai. Ah, oddio, sei una donna! Non volevo assumere. Non volevo assumere. Non volevo assumere gender. Non volevo assumere nessuno in realtà. Allora, siamo chiusi. Dobbiamo fare ordine per... Madonna, dobbiamo fare ordinone. Allora, ascoltami molto attentamente. Tabletop. Questo costa 1000, zi. 1000 euro di licenza per... per double pack. Questo qua aveva un nome più bello, ma vabbè. Non posso spendere 1000 di licenza, no. Devo fare il mega inventario così posso espandere domani. Ordini. Allora. Uno per me, uno in vendita. Uno per me, uno in vendita. Uno per me, uno in vendita. Bene. Ok, e questo cos'è? Il Battle Deck di Ninetales. Ok, accessori, puzzo non serve. Sleeves non servono, dadi non servono. I raccoglitori, capo. I raccoglitori sono delle bombe. Action figure. €1500 di inventario. Questo è mio. Ah, 1, 2. Via. Espositore extra. Tu dici non li tieni. Tanto che cazzo me ne faccio di soldi extra, no? Ossidiana ce l'ho? Ok. Ok.
Ok, questi tre set sono miei. Giochi da tavolo, bocca al lupo trovare spazio, mi sa, eh. Ne ho ordinati un po' troppi. Ma va bene. Queste qua ce ne stanno 9 a linea. 9, 18, 27. Io ne ho ordinate... Boh. Quanto vuoi per tutto il negozio? Bro. 1000 subgift. Solo da una persona però, eh. Solo perché con quei soldi potrei crearne un altro. Anzi. Ah no, queste vanno vendute. In realtà io dovrei aprire il primo set. In una botta solo no, perché non può farlo. In più botte. Può farne 100 alla volta. E a 900 cambio idea. 1-2, 1-2. Vai. Come sarebbe il Negristor TCG? Che è il mio cognome. Se non avessi queste scatole. Quanto più avanti saremmo? Eh? Quanto più avanti saremmo se avessi deciso di buttare via le scatole? Quanto tempo avrei risparmiato ogni volta? Invece di andare ogni volta in mezzo alla strada e fare questo fantastico gesto. Quanto avremmo potuto avere che oggi non abbiamo? Noi non lo possiamo sapere. Puoi ancora cambiare. La domanda è: perché cambiare? Perché cambiare? Quanti ne ho ordinati di questi? Ok. Twitch tema scuro, zi. Qualsiasi cosa va in tema scuro. Che sei matto? Molto bene. Molto bene. Miraidon. Vai. Reminder dei check prezzi si fa il giorno dopo, capo. Si fa la mattina. Non mi trovo col tema scuro, ma sei matto, capo. Sei matto. Non penso di aver mai avuto così tanti prodotti sui miei scaffali come oggi. Già pagato le tasse, certo, capo. Puntuale come un orologio spuzzo. Faremo un'eccezione. Ma scusate, ma c'è ancora... Ma ne ho ancora tre qua dentro. Un'idea. No, che fastidio. Che fastidio. Ora che ci penso, facendo così è un problema. Ah no. Eh sì. È la fila sopra, non è una fila. Lo pensavo anch'io, ma non lo è. Non lo è, ragazzi. E questa io non la voglio usare. E invece la userò. Che scammata. Sono d'accordo con te, capo. Finito? Wow. Bro, ma che scaffalatura c'ho? Ma quanti scaffali c'ho? Eh? Eh? Quasi converrebbe comprare un altro espositore, eh? Al momento l'angolo del magazzino è il magazzino, sì.
It's sbusto time. Pezze, grazie per l'anno, amore mio. Ho già parlato di Startup B. Sì. Cyber Gibone, grazie per il mese più importante che il secondo, amore mio. Grazie a Gallo per il quinto. Patamon dice evolve Angemon. Non esiste Angemon, non esiste. Grazie a tutti, ragazzi. Il magazzino come si prende? Costa 5.000 euro, capo. 5.000. Spegni la luce e porta fortuna. Ma non si vede un cazzo di carte, però. Sì, Willy, quasi quasi ti dico di sì. Ma non esiste qui, nei Pokémon non esiste. Sì, ma raga, non si vede un cazzo con la luce spenta. Via. Defcon, no, se vuoi puoi scrivermi su Telegram, ma in realtà abbiamo già risolto, Tanto non interessa solo il valore. Dire sbusta grosso e vendi alto. C'è all'ombra. Stiamo, io l'ho già detto, immaginatevi il mondo vero dove c'è questo tizio con un negozio che si mette lì di notte, ok? A sbustare le figurine, così, tutto matto, tutto pazzo, così. Bisogna sbustare vicino alle scatole, dici? Ah, dici sbusti da quella che sarà già una scatola. Questa è un'idea geniale, capo, questa è un'idea geniale. Una persona così nascosta in mezzo alle scatole, in mezzo alla strada con i pacchetti. Tutto rincoglionito. Giulio, grazie per i 26 mesi. Sì, vabbè, ciao. Grazie mille. Ma come ciao vengo dal ride? Ma? Grazie per il ride. 18 euro, molto male. Molto male. La notte si sente qualcuno urlare nel puzzo. È impossibile trovare... carte buone, ragazzi. Impossibile trovare carte buone. Che io vengo dal raid e mi piacciono i Pokémon. Ha completamente senso. Ciao, vengo dal raid israeliano. Ma pensa a te, 12 euro? Dai, zii. Serve la bomba, Nel puzzo. Vecchia stalla, devi fare l'aggiornamento. Bischi, grazie per l'anno assieme, Biscante. Grazie, Bischeranti Bantibus. 18. Ah, questo box ce lo siamo rifatti. Però mi servirebbe la... capito, no? Il cinquantello. Può darsi, Andri. Può essere che sia tuberanza. Io vengo dal Moonride. Bella questa. Sono un Kaiser, non so qual è va scritto. La scatola move. La scatola move. Sbustare vicino alle scatole genera del profitto più alto. Sono d'accordo con te, Lola. La fortuna sorride ai giusti. La scatola che si apre. 43, La stiamo veramente estrapolando all'interno, Outside and coming. Cosa c'è, Lola? Dici 42? Porco Diaz. Lola, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è, Lola? L'ora del puzzo sboosting? L'ora del puzzo sboosting, Lola? È quel momento? Guarda, Lola, c'è Gorghin. Oddio, ho buttato delle buste in un pacchetto a caso. Ho buttato delle buste in un altro scatolo. Porco Dio! Porca troia! 115 euro, 120 euro così a caso! Grazie, Gorgo, per i bits. Cioè, così, stavo per buttare via 100 euro, capito? Così, nel cosiddetto, Giulia, bisognerebbe vendere carte, ma io adesso sto sbustando perché le devo vendere queste carte, Ciao, Sennin! No, vabbè, raga, ma che cazzo sto sbustando?
Ma che cazzo sto sbustando? Puttana merda! Bro, ma che ho aperto 1500 euro di carte e manca ancora un box! Lola, è aperta la porta! Che cazzo piangi? È aperta la porta! Vai, è aperto! È puzzo aperto, Lola! Paolo è dietro qua che dorme nella sua cuccetta. Questo è palesemente un box che era destinato a uno streamer per fare il contenuto. Ho sbusto carta da 2000 euro. 100%. Eh sì. Poi nel mio negozio è entrato un tizio che ha iniziato a fare l'ora dello sbusto e l'ora del pacchetto che si apre. Che faccio? Lo caccio? No, zii, lui è un botto di soldi. Lui è alle oscia. Dona 100 sub botta lui. Lascia fare. Ti entra buono, zii. Ti entra buono. Pure 12 euro, certo. Oh. Era destino a Paldea. Pure! Vabbè, raga, ma cioè, ma che box era? Ma box totalmente rotto, cioè... Avere... Questo è il primo box che sbusto vicino alle carte, visto alle mie... vicino alla mia storia. Sarà questo il destino. Grazie, Angurio. Poli, tu sai il perché? Dipende di cosa. So il perché di tante cose, ma non di tutte. Questo è un box risillato per fare content a uno streamer. Noi l'abbiamo intercettato e ce lo siamo aperti noi. Questo è il box che Federic manda a Zano, ragazzi, secco. Fede, per farsi pubblicità, manda i box risillati a Zano con la colla. Mette lì il puntino di attack, dove c'è già la incollatura, non si vede. Zano sbusta fuori cam e poi li apre. Oh mio Dio, ho trovato 19 Charizard! Evoluzione di XY, di cui stavo cercando di fare il master set, schizza le stelle, chiaro. E io rimango inculato. I pacchetti che pagavo 400 euro ora costano 800. Ci mancherebbe altro. Influenzando il mercato. Federico 95 Ita. Poi non è Federico, ma che partito dissing. Porco Dio, se c'è qualcuno che crede a queste puttanate, Dio boia. Allora, del pacchetto che me lo infilo nell'ano perché ci nascondo l'eroina. Questo cantavano. Ho trovato 9 euro di Servine, eh. Questo box è molto, molto più leggero del precedente, devo dire, Molto più... anche quasi nobile. È il termine che stavamo cercando, no? Vabbè, dai, i termini dei servizi sono gli stessi? Del mio store e di quello degli vostri store, Perché io vorrei scriverne uno tutto mio. Il termine service. Allora, del pacchettuccio... Vuoi sapere cosa ci faccio col mio ano? Azione comune. 25 puzzo euro. Dai. Poi preferisci il puzzo sulla pasta o ai ferri? No, non giocherò a Marvel Snap io, Bambo. No, strano comunque. 12 euro di crocco. Però vedi, molto male questo. Incredibile, sono le 9 da un'ora. È veramente assurdo, eh. Probabilmente sarebbe bellissimo se non ci fosse la possibilità di bloccare il tempo. Sarebbe devastante. Va bene, dai. Vogliamo prendere uno scaffalino? Avrei scaffalature? Minchia, questi qua ormai van presi questi, ragazzi. Un'altra rastrelliera? Compriamo due piccoli armadietti? Fai il magazzino, costa 5000 euro il magazzizzi. Ma il piccolo armadietto, sono due di questi il piccolo armadietto. Ma mancano due pacchi. Oddio. Un pacchetto. Unlucky. Quanto vale il mio raccoglitore? 4000 euro. Però vedi, qua ci potrei mettere qualcosa. Però risparmiamo, dai, sì. Abbiamo un botto di robette.
È che per esempio, cioè, non ci posso fare stare ancora un po' di roba qua. Vabbè, dai. Andiamo! Tutti a letto! Entrocolite, dai! 1100. In realtà 1100 è buono per la plebe che è entrata. Cioè, hanno giocato in pochi in realtà. Vado a fare la pipì, ragazzi, e poi facciamo partire la nostra puzzo giornata 26. Ok. Poi, perché ci sono dei prodotti di scarpe sui miei tavoli, chiedono i clienti? La mia sign. Allora, 39. Ah, qua abbassiamo un pochettino, che queste action figure sono già andate. Facciamo un 37 e mezzo. Ma così sono... facciamo un 37, dai. 37, dadi. Dai, abbassiamo anche i dadi. Dadi blu. Dai, un euro ci può sta. Show figure fatto. 3 euro. Facciamo un 3,50. Siamo matti, dai. Sleeves, va bene. Antipuzzo. Dai, ci stiamo. Buste. 4. Buste. 4,50. Minchia, queste qua le sto vendendo a meno del prezzo di mercato, 44. No, questo è 45. Oggi è fluttuata la mercanzia. 30 va bene. Questo è un bel 46. E questo, facciamo un 32,50. Dai. Charmendero. Un po' in calo anche questo. Famo un 22,5. Dai. Ok. Carte. Oggi è mega record fatturabile. Oggi è mega record del fatturato puzzo, Oggi, se non si hittano i 4K, è da incazzarsi, veramente. 4 carte. Allora. Su. Tondo. 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 Tondo, 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 tondo. Tondo, tondo, tondo. 787 va bene, 787 va bene. It's open! Tondo. 787, il mio è un negozio pulito! Pam 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 pam. Sì, 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 Gloria sta meglio, sì, sì. Ma l'hai fatta tu la mod? È ovvio che no, non sarei in grado di farla. Cosa abbiamo preso, capo? E sosti 9 euro, oh, dai. I box bianchi devi fare, oh mio Dio. Ma non ho spazio dove venderli. Li creo, ma... non ho spazio per dove venderli, in realtà, Poi ricordati, ricorda la gente i vantaggi dell'abbonato. FIFA dietro l'angolo. Ragazzi, voi praticamente, se vi abbonate, potete giocare su Startup B. Vedete la live senza le pubblicità. Se vi abbonate, arriviamo a 10.004, che ne mancano pochissimi, mancano 37. Il Masseo mi fa una live dove mi insegna a giocare a FIFA. Io non so neanche che cosa sia il calcio di punizione, perché mi fa schifo alla merda il calcio. Zero pubblicità, gruppo Telegram dedicato, un angolo di puzzo tutto per voi. Insomma, sono tanti motivi per essere abbonati. Oh mio Dio, questo ha fatto la spesona, 137 puzzi euro. Quindi, amici miei, dai, che si fa una live divertente con Edo. Gliel'ho già chiesto. Madonna, triple action figure. Triple action figure,
È la giocata matta, eh. Scusate ragazzi, piccolo problema con il POS. Stava laggando. Via. Cominci ad abbonarmi, ma sei già abbonato Rintaro, quindi suca. Dai che poi ragazzi a lunedì, lunedì le sub scadono e non ci si arriva più. Via. Ok. Abbiamo un botto di robe da vendere qua, eh. E non ci si arriva più. Se non ci si arriva più è un peccato. Oserei dire che è un puzzo peccato. Arrivo. Cosa abbiamo preso qua? Un Servine, eh? Complimenti. Mi comprate quel bastardone da 700 bombe, cortesemente? Sono fatto un tè caldo perché fa schifo. Fa uno schifo puzzo di freddo. Non vuol dire molto questa frase, Will. Will the Wolf. Un euro di resto. Arrivederci e grazie. Poi sono venduto al tuo store, ma il POS era spento. Il commesso tuo ha picchiato con del deodorante. Sì, sì, tutto normale. Minchia. Abbiamo i soldi oggi, capo. Oggi record di... record di tutto, ragazzi. Ragazzi, il gioco è una mod, quella dei Pokémon. È una mod. Paghiamo le puzzo tasse, dai. Il gioco è normale. Era intuibile che l'avrebbero moddato con questa roba, ma... se è 50 il resto, io te lo rubo. Va bene, Rintaro. 46 bombe, eh. Mi piace. Però possiamo fare molto di più. C'è un... no, cos'è che c'era che valeva oggi? Chi era lui? Come cazzo si chiama sto coglione? C'è un Grookey qua, eh. C'è un Grookey ad 800 bombe, ragazzi. Facciamocelo sfuggire, è un'occasione di mercato questa, eh. È una puzza occasione di mercato questa. Dai. Madonna la fila. Vai. Madonna. Arrivederci. E poi grazie. Ma non ci sono le casse automatiche come quelle che se hai pochi prodotti puoi pagare da solo? Cioè ti paghi da solo le cose? Bel totodillo a 47 euro. Lo slave. Però il problema dello slave è che mi dà una mano a pagare. Ma io cosa faccio nel mentre? Non posso sbustare a caso. Poi guarda quanto tempo c'è. Secondo me lo slave è, è un pessimissimo investimento ad oggi. È un pessimo investimento lo schiavo al momento, secondo me. Poi costa un occhio della testa, brother. Costa un puzzo occhio della puzzo testa. Che vuole quello lì? Cosa ha detto sui prezzi? Arrivo subito! Wow! Ti piace Ossidiana del puzzo, eh? Arrivederci! Ma, cioè, ma vi rendete conto che iperattività che ho addosso, ragazzi? Questo sta arrivando con il puzzo, ma purtroppo verrà counterato. Quasi finito l'antipuzzo, eh. Ho quasi finito l'antipuzzo. Cioè, guardate che attività assurda, ragazzi. Cassa e nel frattempo refill pure degli scaffali, cioè, boh. Puoi espandere troppi pochi clienti. Ho capito, ma al momento non me ne farei nulla dell'espansione. Oh oh. Perdonatemi ragazzi, sto facendo un attimino di refill. Ok, arrivederci.
Ma il mio Grookey di merda da 700.000 milioni? Dai! Sono uno dei pochi negozi che lo mette a prezzo onesto, cazzo! Che le action figure oggi non vanno... Oh, ho distrutto tutto. Non vanno bene come dovrebbero, eh? Se non, se non erro, fuori c'è una scatola chiusa in mezzo agli altri scatoloni. E sì, ce ne sono un botto di chiuse, ma io le chiudo... Alcune le apro, alcune le chiudo. Perché la vita è un po' come una scatola di biscotti. Se piove te le infili nel culo. Oddio! Oddio! No! No! Una scatola è andata sotto terra! No! Si è bucato il pavimento! No! Bro! Stiamo facendo il piano sottoterra, quindi stiamo facendo il piano sotto. E niente. Niente, oddio! Ragazzi, ricorderemo per sempre. Ricorderemo per sempre quella scatola, come la scatola che fa parte di noi. Ogni tanto è giusto ricordarci chi siamo. È giusto ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Comprate Grookey, coglioni! Tondo. 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 E talvolta una scatola non buttata nel puzzo con le altre scatole è l'unico modo per avere una piccola parte di noi sempre. Ragazzi, sta tentando di liberarsi. Eccola! È tornata! È tornata! Sì! Il Negristore TCG. Il negozio di cui hai sempre avuto bisogno. Da oggi anche venditore di trucchi di magia. Smettile di smanacciare ste scatole, sembri stupido. Bro, è per fare una roba precisa. Io ho la DHD puzzo. Cioè, non ce l'ho, però... Ho un'idea. Comprami Rotten Tomatoes. Un'idea, ragazzi. Allora, mettiamo quelle grandi là. Guarda! Che cazzo me ne faccio del magazzino io? Cosa me ne faccio del magazzino? Quando l'importante è avere un grande cuore. Guarda che lavoro che ho fatto, GD! Una precisione maniacale! Ma pensa a te, tu puzzavi, eh? Anche tu puzzavi, Heisenberg, eh?
Ma i box da 100 sono tutte comuni, scam. No, ci sono anche qualche rara. Grazie la stacca K per il quarto. Meno 39 abbonati a live con Mazeo. Poli, Mazeo! Grazie mille, Last. Willy, giftene al volo 38, dai. Ti giuro che la 39esima la gifto io. Willy, tu ne paghi 38, io pago la 39esima. E prometto che non ti distruggo il Polimavod. Per tutti i soldi che hai fatto sulle live di Elden Ring. Te lo giuro. Te lo giuro. Oggi è giornata veramente magra. Cioè, Grookey è ancora là in vendita. Willy Wolf ha donato 38 sub. Punto esclamativo. Non scrivete POG, ragazzi. Non scrivete POG, non le ha regalate veramente. Non dite grande Willy, non le ha regalate veramente, ragazzi. Non è arrivato l'alert, Dio Cristo. Eccolo che parte il treno dell'Ipe! Grazie, Bebop, sono un bop. Non c'entra niente, Bebop! Non dite grazie per la sub, non l'avete ricevuta, ragazzi. Bravo, Willy, nostro padre Willy. Bebop, sono un bop. Il più forte Willy, grazie per la sub, Willy. Ma non te l'ha neanche giftata! Ma che cazzo, scrivi grazie che non sei manco abbonato! Grazie veramente, porco Dio. Ma cosa state dicendo? Willy, grazie per la tier 3. Ma non le ha regalate tier 3. Bebop, sono un bop. Vi levate dai coglioni, Cristo Dio? Dai. Fuori di ball. Dai. Solo a me non arriva mai la sub. Ma grazie per il pensiero, Willy. Non ti ha regalato le sub, Willy. Sarebbe aumentato il counter. Lui ne ha regalate. Guarda che bella questa competizione fra streamer, dove si gioca alla cazzo Iron Molly e a Marvel. Si parte il 6 novembre di Cal. Grazie mille Albimovic. Queste sono sub giftate, santo Dio. No, come Willy. Willy non le ha regalate. Grazie infiniti, Albimovic. Metto le mani così per dirti veramente, semplicemente e solamente grazie per essere te. Auguri in ritardo, troppo bello, troppo buono. Non esiste Willomovic. È Albimovic, no Willomovic. Grazie, Willy, ho finalmente un tetto sotto la testa. Non le ha giftate, ragazzi! Mi verrà un'embolia uno di questi giorni. Grazie infinite davvero, Albimo. Grazie mille. Meno 31, ragazzi. Bebop, sono un bop. Meno 31, ragazzi. Grazie, ragazzi. Prego, ragazzi. Sono contento delle mie gift e sono arrivate i migliori tra voi. Porco Dio. Porco Dio. Bro, sono matto. Bro. Bro. €2.500 di... Sono completamente matto, zi. Chiunque tu sia, grazie per la sub. Ma non ve l'ha regalata! Grazie infinite Albimovic. Grazie mille. Troppo gentile avermi regalato due sub. Ma non può averti regalato due sub. Ragazzi, vi voglio bene, però Willy è con una sola L. Grande Willy. Bro, ma queste action figure sono assurde.
Mi servono più scaffali adesso. Nel frattempo il treno del live è morto, eh. Occasione di far live col Masseo terminata per sempre. Abbandonando la possibilità di fare un VOD da milioni di visual per Willy Wolf. Ma noi siamo qui, nel nostro negozio, con la fiducia che un giorno tutto questo smetterà di accadere. Perché siamo una famiglia. Oserei dire la famiglia più grande di tutti. Di tutte. La famiglia del... Vabbè, quello è matto, ragazzi. Non ci posso davvero credere. Oscar è andato fuori veramente di puzzo testa. Non è Willy, ragazzi. Non le sta regalando Willy. Amico... Posso vedere a quanto vengono vendute queste? Ma è pochissimo. Ma è pochissimo. C'è solo 15 euro di profitto su 2500 euro. Ma è una scammata. €2500 scammati così. Ma non ne prende uno perché è scritta sempre le sue mani. È Poli. Taratata. Amico delle guardie, amico della morte. Oscar, grazie per le 10 gift. Oscar! Meno 2500 euro andati comunque. Grazie Oscar. Grazie infinite Oscar, direttamente dal Giappone. From Japan with Katan. Grazie veramente infinite. Ragazzi, se giftate anche voi, poi vi dedicherò un box da sbustare. Non è vero, non lo farò, ragazzi. Non è vero, no, no. Cioè, proprio no. Non le ha giftate Willy, le ha giftate O0 underscore Scar. Non c'entra niente Willy. Cristo Dio. Non si sentono gli alert perché il gioco è troppo alto. Non è Willy, ragazzi. Non è Willy. Non è stato Willy, ragazzi. Non date i meriti a Willy. Non ha giftato neanche un abbonamento, Willy. Basta! Ti guadagna i milioni sulla mia immagine gestendo Polima VOD. Cristo, 13 euro, va bene. Non è stato Willy! Pascoli! Di Dio! Grazie infinite ancora, Oscar. E grazie a Just Barbie per aver averla totalmente buttata di fuori, eh. E live col Masseo, grazie Willy. Non è stato Willy! Sono stati al Bimovic, 141 euro. Oscar e Just Barbie, porco Diaz! Prego ragazzi, come vedete il mio nuovo badge, ho fatto la mia parte. Che coglione di merda. Hai messo il badge di quelle che hai giftato lunedì mentre avevamo fatto le 10k. Schifoso. Quanto ho trovato? Belli, 14 euro. Grazie veramente infinite, Just Barbie. Totalmente astropuzzata nell'astropuzzo fuori. In questi casi è proprio il caso di dirlo e di dirla la parola puzzo. Grazie, 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 a Just Barbie. Credo di averne contati giusti 20, no, 21, nel dubbio. Grazie, grazie, grazie e ancora grazie.
E poi grazie per essere te, grazie, 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 grazie. Grazie. Grazie mille al donatore anonimo che ha regalato una sub a Willy il Lupo. Benvenuto Willy il Lupo. Se sei un editor di canali YouTube, Willy il Lupo, contattami in privato che ho il canale PolymaVod da gestire. Grazie mille Willy il Lupo, benvenuto donatore anonimo che regala la sub a Willy il Lupo. Ripeto ancora una volta, Willy il Lupo, Willy il Lupo, Willy il Lupo, Willy il Lupo, Willy il Lupo. Willy il Lupo. Benvenuto Willy il Lupo. Comunque scammata devastante, ragazzi, Cioè veramente scammata ineguale. 2500 euro di aggiornamenti e, e hanno un guadagno di 14 luna, tipo. Disgustoso. Forse aumenteranno dopo. Madonna, che scammata di acquisto. Buttati via 3000 euro. Dio bono. Che ladri. Queste le mettiamo a 46. Che ladri. Dio, 30 euro. Però c'è da dire che le paghi poco. Ma ne devo vendere 100 miliardi per andare in guadagno. Cristo Dio. Dadi 16.5 dadi rossi. Questo va bene. Questo va bene. Se non vendo oggi quella carta di merda di Grookey, smadonna, Madonna, Gli haters diranno che Willy non ha donato le sub nonostante il badge evidente. Ma non è evidente. Oddio, sto vendendo le carte sbagliate. Vabbè, amen. Ma non è il badge. È quelle che ha giftato l'altro giorno, ragazzi. Porca puttana, ma lo sapete come cazzo funziona Twitch o no? È proprio qui, vedi. Ma non è giusto! Tondo. 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 Siamo aperti, teste di cazzo! Grazie infinite, Tande, per gli ottavo. Ciao, Polly. Dammi la forza contro il mio mal di gol e dammi un Godmon, grazie. Fies, se lo vuoi un bimbo di un mese e mezzo, giuro una notte non dorme. Posso immaginare, capo. Io che sto per diventare padre lo immagino veramente. Quindi ti capisco, capo. Un bacione. Buonanotte. Metti box da 100 in vendita. Orco, ma non ho spazio, capo. In realtà ne ho un po' di spazio, dai. Come? Cosa? Coglioni. Ma secondo voi faccio un figlio adesso che il negozio sta andando a gonfie vele? E col negozio intendo 10.000 abbonati? Sì? No. Ci servono almeno 5 sub goal inerenti a un eventuale figlio, ragazzi, non preoccupatevi. Ecco, avere il... questo qui è un po' scomodo, però, Fai un figlio e lo metti in cassa. Merda, sei un cazzo di genio. Invece di pagare uno schiavo, facciamo rimanere tutti i soldi in casa, Merda, è la giocata finale, però,
Oggi questa action figure spigne. Ti regalo un euro, capo, tientelo. Oggi spinge. Wow! Signor Puzzoman! 170.000 euro. Via! Si chiama Gomorra. Si chiama Tandemaus. Tandeman. A 12k sondaggio su come si chiama il figlio. No, no, non faremo un subgoal a 12k. No. No. Se giftate più di un abbonamento, quindi almeno due, io vi banno. Un euro extra, ma sì! Gizzy Panda, riguardati il VOD oppure entra nel gruppo punto esclamativo Kaizo, caro. Tanto il sito funziona adesso e potete giocare senza alcun tipo di problema puzzomatica, eh. Che scammata con i 2K e mezzo. Dio buono, se è stata una scammata. Allora, in realtà, l'action figure qui ha... è cos'ha? La paghi poco. Ok? E viene venduta a 14,20. Quindi, a differenza di questa che ti costa tanto e hai un edge più alto, queste ne puoi spammare di più. Il problema è... è un altro. Cioè, il problema è... che così è un problema. Ma mi dovete comprare Grookey, coglioni! Già pagate le tasse. Quante ne vendute oggi? Di quelle là? Zero. Al momento zero. Grazie Anonimo! Per la gift! Al signor CRFV. Benvenuto CRFV. Al momento ne ho vendute zero. Ma frutteranno! Secondo me ci sarà un evento. Eredità d'argento. 250 al giorno, ma fa 18 euro all'ora. Le carte con bordo argento potrebbero costare di più. Le carte con determinati bordi potrebbero costare di meno. Dai. Conferma evento, dai. Facciamo 17 euro l'ora, dai. Il problema è che mi incula Trico e non Grookey, coglione. Il problema è che mi riduce il prezzo delle carte col bordo puzzico. Ma fai 20, io voglio tanti clienti, capo. Il modo migliore è non tirare troppo la corda. Far pagare il giusto. E sono tutti felici. Guarda la coda. Pappizzati anche tu. Manuel check out 1000 customers. Ha fatto il trofeo. Poi se indovini le mosse che sta per imparare il mio Pokémon ti gifto una sub. Healing Wish. Healing Wish. Oppure Freeze Shock. Dai. Dammi due occasioni, ci sono 600 mosse. Freeze Shock o Healing Wish? Ma cosa me ne faccio di assumere un cassiere? Sono buttati i soldi del cassiere al momento. Non ho abbastanza carte da stare dietro, eh. Sbagliato, ho imparato Crustle. Non è una mossa Crustle. Cioè, proprio no. Sweet Kiss, ora devo giftare 110 sub. Ma non l'avevi detto! Ma non l'avevi detta sta roba! Che cos'è quell'emoticon lì? Cos'è quella roba lì? Che emoticon è? Io amo i subscription. Pepo sub. Ma che cazzo è una dadata questa? Che cringiata. Questa è una dadata totale. Vendi anche il latte? Sì, la sborra anche vendo. Emoto di Pepe che abbraccia le minchie. E mignotte, avevo letto io, boh.
Non assumo magazzinieri! Non assumo! Non assumo! Al momento, nessuno! Abbracciamo i sub, Pepo sub? Poi scusa, ma se ingaggi un cassiere che fa il lavoro per te, te non puoi spendere il tempo che si ferma a spacchettare? Ho capito, ma stiamo dando per scontato innanzitutto che continuiamo a spacchettare nel puzzo. A me non fa impazzire spacchettare, per come gioco io secondo me non c'è bisogno del turbo spacchettamentos. Secondo me non c'è bisogno, assumi Marustruno come cassiere. Ma in realtà da influencer qual è? Effettivamente avrebbe un po' di influenza sul pubblico. Non è una brutta idea. Ma compratemi Grookey, figli di puttana! Butto giù questa città di merda io, La distruggo questa città. Chi Cristo. Abbatto città, Compratemi Grookey a 700 euro! Questo negozio Imperia, assurda battuta mai fatta da nessuno nelle ultime 24 ore. Zero action figure nuove vendute, ho notato. Ma adesso che cala la sera, vedrai. Dio, canche scammata, 2500 euro per vendere zero. Che inculata quella licenza lì. Ma che inculata. Butta 1000 su Grookey? No, l'ho abbassato, Giorgia, l'ho abbassato. Grazie, Tellone! Grazie per il quinto, signor Tello! Che si fa con i soldi della giornata di oggi? Potremmo passare a un'edizione successiva di carte. Non aprirò mai in real il Negri Store TCG. Si chiama Negri perché è il mio cognome, mi chiamo Mattia Negri. Direi che il prezzo è giusto, ho capito, direi che il prezzo è giusto e nessuno compra un cazzo oggi. Oh, io farei un grande inventario domani piuttosto. Eccolo! Brad Pitt! Brad Pitt! Fa l'acquisto! Boom! 930 sbruccoli! Brad Pittalo! Bravo, cazzo! Brad Pitt a Milano! Non è Chris Fitz. Abbiamo venduto un action figure! 30 euro! Meno 2470! Segna! Meno 2470! Oh mio Dio! Due! Sono matto, cazzo! Sono matto! Ma non posso espandere il negozio. Devo arrivare a livello più alto. Ma come? No, non mi lascia, negozio B costa 5000 euro, ragazzi. Non so se avete visto. Già acquistato. Il livello del negozio è insufficiente. Devo salire di livello. Oggi fatto lo sbancamento. Lo sbiancamento. E se aprissimo la succursale, ragazzi? Arrivo a 5k e sblocco il Gloria Store TCG. C'è molto spazio. Beh, considera che adesso io non so come funziona, ma se lo usi solo come zona di esposizione è una bomba, Al giorno 30 devi compilare la dichiarazione di redditi? Non ne vale la pena, ma è per avere ancora più spazio.
Io lo farei, Fine anno 7.30. Porco Dio, è lunghissima. Siamo neanche al 10%. Devi avere anche l'impiegato però con un negozio in più. Sappi che devi assumere poi. Ma no, io lo, di là lo riempio solo di scaffalature, zii. Lo riempio solo di scaffalature. Che me ne fotte a me? Pardini ha appena ucciso tutti al torneo. Ma non c'è Pardini qua dentro. White, grazie per la tier 1, amore. Grazie, signor White Shocks. Se non è lui, però vabbè. Non apro col 110. Ma fai solo tavoli. Dici? Dici? Ancora? Ancora dici? Ancora tavoli. Secondo me forse è un po' troppo adesso, Forse è iniziando a diventare un po' troppo i tavoli. Ragazzi, bisogna aprire la succursale. Bisogna aprire la succursale. Bisogna aprire... se questo è il mio cognome, quella lì sarà il mio cognome Ini. Quindi sarà... No, meglio non dirlo, meglio non dirlo. I tavoli costano 200 e frutta... No, i tavoli sono delle assassinate. I tavoli sono assurdi, zii. I tavoli sono... devastanti. Scusami, ma tanto loro passano per di qua, no? Loro sono obbligati a passare di qua. Fai 3.000 euro di pacchetti? Ma sei matto, capo! 3.000 euro di pacchetti! Porca... No... Un altro giorno lo farò, però. Un giorno lo farò, capo. Ma non è oggi. Oggi devo aprire la INI SPA. Porco Dio! Dai, levatevi dai coglioni, bastardi, parassiti di merda, dai! Fuori dalle palle! Ora refill. Adesso faccio un po' di restock, sì. E domani... Allora, un po' di restock. Un po' di pacchettini. E domani è tempo di aprire la N-World SPA. È giunto il momento. Abbiamo venduti ben due di questi. Assurdo, Oddio! Oddio, 4! Pazzesco! Chiudiamo con un 151 euro di scontrino! Sembro Fabrizio Chianese! Ti fidi di me, figlio di troia! Non a Fabrizio, ovviamente, Fidi di me e a me, non a Fabrizio, non ci mancherebbe altro. Sì, meno... meno 2380. Meno 2380. Vabbè, questi qua ovviamente si aprono. Lola! Non qua! Porca troia, hai ragione, la maledizione della box. La box curse. Adesso faccio l'ordine. Adesso faccio l'ordine, Lintaro, stai buono. Merda, non sbusto niente di buono qua. Che non ho aperto vicino alla mia storia. Giusto così. Me la sono proprio cercata. Allora, box ATB, ci servono ATB, ATB e giochi da tavolo. Allora, ok, dai, balliamoci 30 buste.
per espansione. Al 20 sblocchiamo la nuova cosa. E accessori. Minchia, i nuovi set di dadi, ragazzi. Le licenze di nuovi set di dadi abbiamo. E poi i giochini da tavolino. No, no, devo espandere negozio. Devo espandere negozio. Devo espandere negozio. Bisognerebbe prendere il Monopoly, lo so. Sarebbe il mio prodotto di punta. Sarebbe davvero il prodotto di punta. Il Monopoly dei Pokémon. Cazzo. Se è il prodotto di punta, questo è mio. Scaffale non vuoto, eh. Potrebbe succedere, Nicox. E sarà il giorno in cui il Negristore TCG chiuderà. Ma fino a quel momento le scatole ci ricordano sempre chi siamo. O per meglio dire, chi siamo stati. È la nostra storia. E non farò nulla per cancellarla. Non sono messi benissimo i prodotti, eh. Però... purtroppo l'inventario gigante arriverà presto. Arriverà presto. Arriverà presto. Cosa consiste sta mod? Semplicemente trasforma i Tetramon in Pokémon. Fine. Ok. Ma non c'è il cestino? Sì che c'è il cestino. Tu butti la tua storia della vita nel cestino, capo? Te lo chiedo, eh. Non voglio essere cattivo nei tuoi confronti. Tu butti la storia della tua vita nel cestino? Eh? Edsgalfer? Edsgalfer! Butti tutto nel cestino, te! Sì! Perché non avete rispetto per voi stessi, e questo è il vostro problema. Comunque è assurdo, se tu spegni le luci, si spengono le luci anche fuori, non vedi più una sega. Certo. Aspettate che intanto rispondo ai messaggi. Oh! Aspettate che prendo Lola. Venite, dai. Qua, 10 minuti che abbiamo finito likes. Dai, 10 minuti. 10 minuti, possiamo farcela. Via. Sbusto in mezzo alla strada perché sbustare vicino alla storia è sempre motivo di vivere una storia nuova. Eh sì, Rintaro, è proprio sì. Urb, grazie per i 25, vai a fare in culo, ci sta. Scusate, raga, sto rispondendo a messaggi, eh. Quando riaprirà il negozio dopo oggi, Poli? Il Negristore TCG. Io mi chiamo Mattia Negri, ricordo sempre, quindi l'ho chiamato come me. E riaprirà dopo il weekend. Il weekend i negozi rimangono chiusi. Quindi... vedremo. Sto preparando la schedule della settimana, comunque. Per capire quando riaprire questo negozio che ha ormai... ormai ha... 12 euro. Ormai ha una clientela fissa. Sta diventando un punto culturale per la città di Valdagno, eh. Ma lo commentatore è stata una bella scelta. Sì, scusami, capo. Tu mi hai visto mettere col Soul? Cioè, tu non mi stai permettendo di usare il mio cognome per farmi pubblicità.
Come Jimmy McGill non può fare il suo cognome perché si chiama come Charles McGill? Io mi chiamo come voglio. È il mio nome. Io all'anagrafe sono Negri Mattia. Cazzo se lo chiamo come me. Voglio che le persone pensino a me, alla mia persona, alla fiducia che ripongono nei miei confronti quando entrano nel mio negozio. Loro quando entrano si sentono a casa, avvolti da un'aurea di puzzo. Hai capito? Voglio che si sentano abbracciati, come se fossero in una condizione amichevole. Dammi una carta a 1000 euro! Voglio che si sentano amici. 14. Cosa ce ne faccio di 14 euro di Inseror? Ci pago a malapena le bollezze. Quando dici aurea di puzzo capisci di aver giocato troppo al The Ring. Vergognoso. Una situazione bucolica. DOS Simulator non esiste. O forse esiste, chi lo sa. Signora! Ragazzi, oggi niente box fallati. Mi sa che i box fallati con i resealing sono arrivati a destinazione. Agli streamer. Sì. Mi sa che i box fallati sono arrivati a destinazione oggi agli streamer. Che possono fare le reaction con le loro fantastiche facce. Temo proprio 24 euro. Temo proprio che non siamo riusciti a intercettare quel grande carico. Sì, sì, l'ho venduta la carta da 700 puzzoli. Ventotto, molto bene. Molto bene. Poli, ma tu non sei streamer? Sì, ma io sono uno di quelli buoni. Io sono l'unico buono. È chiaro che quando sentite uno streamer parlare, lui è sempre l'unico buono, ragazzi. Quando si riferisce agli streamer cattivi, sono sempre gli altri. Io sono l'unico serio, ragazzi. L'unico su cui potete riporre la vostra fiducia. Certo, magari qualcuno potrebbe dire che inquino. Sì, posso starci, è una... Però per il resto io sono uno streamer vero. Io sono vero. Io sono vero perché alla PIL invito gli streamer che hanno 10 spettatori. Per ovvie ragioni io sono vero. Hai capito? È per forza. Poli su FIFA. Non settimana prossima, quella dopo facciamo poli su FIFA col Masseo. Oh, ma dammi una carta da 2000 euro, cazzo! Per forza non vuol dire nulla. Ragazzi, continuate a leccare il culetto a Poli che magari vi droppo l'ovo. Dubito purtroppo, capo. Dubito che sia in mano mia la possibilità di trovare un uovo figo, Bibop, sono un bop. Bibop. Bibop, sono un bop. Bibop, sono un bop. Zi, introvabili carte buone, Due box... Temo che forse me li sono ripagati. Forse. Sono sicuro. Always cry. Always cry. Però è un problema quella carta, perché calerà un po' di valore. Perché ha il bordo d'oro e io domani c'ho l'evento del bordo d'argento. Dai, espansione Paldeans Evolution. Bibop. Ma ormai cambia evento. Ma non importa. Non importa. 11 euro. Dai. E non metterla in vendita. Ma sei matto? Sei matto? Io tengo fermo del valore ipotecario? E io vuoi che non influenzi il mercato? Ma tu sei matto, capo. Dai. Seconda e penultima tranche. Prova ad entrare nella collina delle scatole. Immergiti nella storia per avere fortuna. Minchia, solo averlo detto abbiamo trovato un Luxio Board Argento, Solo averlo detto un Luxio Board Argento.
forse l'ha giocata, eh. Forse l'ha giocata a immergersi. Detto di nuovo, successo di nuovo, eh. Vedo un pattern. Vedo un pattern. Io sono Poli. E questa è la mia storia. Molto bene, molto bene. Molto bene. 2 su 2. Male. Non devi guardare, la tua storia non va guardata. Se tu non guardi la storia, lei ti premia. Io guardo di là. E il suono mi condurrà. Porco Dio. Che storia di merda devo avere. Una storia di merda. Non so neanche se ci sono andato in pari in realtà. Ok. La storia del puzzo è proprio quella, ragazzi. La storia del puzzo. Cioè, arrivo in ritardo per vedere sto capolavoro? Capo. Purtroppo il ritardo talvolta non è solo nel tempo, eh. Bop, sono un bop. Per le fine live cerchiamo di locali affittare Valdagno per il tuo nuovo negozio. In realtà, ragazzi, ve l'ho tenuto nascosto fino ad ora. Ma temo di dover staccare la live. Porco Dio, non faccio a tempo, zi. Non faccio a tempo, ragazzi. Fammi vedere cosa dicono qua nel puzzo gruppo. Dai, proviamo a fare una giornata di corsa. Arriverò in ritardo all'aperitivo del mio stesso compleanno. Dai, 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 velocissimi. Arrivo in ritardo il giorno del mio compleanno. Vabbè, oh, se non posso arrivare in ritardo io, chi deve arrivare? Ok. Tondo. 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 Open. Prezzi mentre entrano. Va bene. Va bene. Va bene. Troppo, 36. Va bene. Va bene. Va bene, minchia, basse queste. Va bene, va bene, va bene. Ok. 5, va bene. 4,50, va bene. Va bene. Questi mettiamo un 31, dai. Questi facciamo un 14, dai. 46, mica questi si potrebbero alzare. 46,50. Devo andare in cassa. 33. 22,50. Andiamo, porco Dio. Salve, salve, salve. Arrivederci, grazie. Doppia. Doppia. Due action figure comprate. Refillare subito.
fare pezzo di storia. Adesso pago bollette, sì. Dai, 50 centesimi di regalo. Pagate bollette. Lo fa 2003, cazzo, so tanti 2003, eh. Forse ho messo questa carta un po' troppo alta. Eh no, dai, in realtà no, va bene. Teniamo rifillato. Tieni rifillato. Tieni rifillato. Scaffale. Dai, devo fare 3000. Sì, bro, ma quanti soldi devo fare? Salve. Ah no, non hanno preso dei puzzi. Arrivederci. Ma non puoi prendere da un'altra scatola. Ma che scammata. Ma quanti soldi mi ha dato questo? Cioè non puoi scambiare. Via. Ma che vuol dire? Ma che ordini sono, ragazzi? Ma dai, un pacchetto di sleeves e comprali 2000 euro di roba. Devo fare l'ampliamento del negozio, cazzo. Bravo. Piccola statuina nuova. Oh, 9 euro di carta, boh. Non sei un mio amico. No, l'aperitivo è mezza, ma devo farmi la doccia, portare giù Lola. Preparare i cartoni. Orco Dio, i cartoni che oggi passano per la carta. È un merdaio, ragazzi. Bello ordine, mi sei piaciuto. 76,50, caro Allè, arrivederci. Arrivederci. Parkour. Dai, Brad. Ma che è, Brad? Ho capito che hai speso 800 euro di carta l'altro giorno. Ma me lo dovevi fare il favore della cartaccia, quella grossa, eh. Che giocatore sei? Perdonami. Cioè, passi da essere dal puzzo al niente. Cioè, boh, prima sflexi milioni, dopo mi fai 12 euro di bustine. Disgustoso, 27 bomboli. Via. Un bel inseror. Ci sta. Via. Vale, basso un po' i pacchetti della prima espansione. Hai ragione. Hai ragione, un po' troppo il carico di 80, puzzi. Salve. Per lei è tutto gratis. I deodoranti sono in discesa libera comunque. I deodoranti sono sempre in profit, ma porca puttana se sono scesi. No, non voglio un Negroni, capo. Non me lo ordinare al bar. Oddio, ma c'è ancora roba!
Ma come mai oggi dal braccino corto questi cazzo di clienti di merda? 30 euro! Come mai il braccino corto oggi sti clienti? Che gli ho fatto? Come mai? Cioè veramente, boh... Che palle! Tavoli pieni, tranne il signore là che è da solo, tavoli pieni. Forse è domenica, c'è poca gente. Dici. C'è crisi, ma bro, quell'altro ha speso 800 euro. Serve te che con le carte costose, che me ne faccio però? Dici per gli intenditori. Ma bisogna espandere negozio, Brad, dopo aver vinto quel game, che ne dici di spendere un millino al volo, Crollato il prezzo di queste buste. Non vi è inflazione mercaturale. Che vuole lei, un porco? Coglione. Arrivederci. Dovrebbe attirare la gente la bella teca, dici? Secondo me non so se c'è questa meccanica coinvolta nello sviluppo, Non so se ce l'hanno. Sinceramente, Tan 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 tan. I tavoli stanno farmando infinito oggi. Oggi braccino corto i clienti, ma i tavoli giocatori finali, Brad ha perso e infatti non compra più un cazzo, Brad. Perché ha finito i soldi. Scommesso tutto nel cavallo sbagliato, Braddone di merda. Sto coglione. Bello, bello ordine, signorina. Sti, guardi, gli regalo 50 centesimi. 4K e 1, ragazzi. We are about to expand. Non so se ce la facciamo nella giornata di oggi. Non lo so. Non lo so. Temo di no. Temo di no. C'è da dire che ho fatto un bel po' di scorta di Fat Pack. E guardate i box. È andata via poca roba oggi, cazzo. Troppe spese fisse, oggi pochi ordini. Impuzzo lenti dalla signora. Meno 750. Sì. Il problema è che se espando e non ho i soldi per metterci... Servono più soldi, ragazzi. Bisogna fare un'altra giornata di farm. Fai un'altra giornata di farm. E con quella giornata ti fai... Bello! Bello, amore mio, centino. Giornata di farm e ti fai il mega... Mega... inventario più mobili più negozio. Sì. Bisogna fare il mega investimento, capo. Dai. Sì, secondo me la licenza di 2500 euro ha rallentato un po'. Sì, diciamo che mi aspettavo fruttassero un po' di più quelle action figure di merda. 4,41 e 0,2. Bello, 70! Ma raga, non lo compro il negozio, Siamo troppo vicini, cioè compri 5K e finisce così. Le bollette le ho pagate? Ah, per fortuna. Minchia, col negozio nuovo comunque diventi matto, Immagino di dover fare avanti e indietro. Io probabilmente il negozio nuovo lo tengo solo per esposizione. Come spazio, Però... Sono le 7. 2 ore. 350 euro. Probabilmente ci arrivo, ma non ho soldi per metterci il mobilio.
Belli 45 puzzoli. Sì, Kaiser, sì. Semplicemente probabilmente adesso farò questa giornata così, 1 ora e 40. 230 euro, 229,11. No, la cena è alle 8.30, te resta. Devo andare al bar a fare aperitivo, eh. Non è vero, Martin, l'aperitivo è alle 6.30. Guarda i tavoli. Guarda i tavoli, che investimento! Cazzo! La farmata del tavolpuzzo! Sì, funziona, Samu. Mi rendo conto però che vedermi qua ti fa pensare che non funzioni Starta B. E invece no, capo. Ho scelto io il mio veleno. Ho scelto io il mio destino. Bu bu bu. Bibop. Sono un bop. €14 di bailiff. Bibop, sono un bop. Ma il puzzo alert non serve più, ragazzi. Meno €85, ragazzi. Il problema è che lo faccio, eh. Eccoli. E poi che cazzo ci metto nel negozio? E poi cosa ci metto nel negozio? Ridendo e scherzando i 5K, eh. 8.650.000 viewers a guardare il negozio di Poli. Non credo che siamo in 8 milioni, capo. Le figurine. Bisogna arrivare a di più. Siamo a malapena giusti per... per gestire il coso. Dai, fuori dei coglioni, bastardi. Parassiti di merda, dai, levatevi dalle palle. Datemi i vostri soldi. Zio, €250 è troppo poco. Cioè, ci compro davvero un tavolo e basta. Anzi, due scaffali, bisogna fare un'altra giornata. Stai dicendo che 6 milioni sembra un po' tanto? Leggermente esagerato, secondo me. €276. Allora, ragazzi, i mobili sono abbastanza carichi. Zero antipuzzo venduti. Madonna, se la gente non si lava in questa città di merda. Anche zero scatoline. Questa è la mia scaffalatura. Carte fuori. Dai, un altro giorno la tanca sta roba. Sì. Un altro giorno lo tanchi bene. Con sta roba qui. Abbiamo tutte le action figure fuori. Più di 6 non ne vendi. Ok. Abbiamo 4 di questi. Abbiamo 4 Charmander. Questi sono pochi, ma... abbiamo le figure qua di Charmandero. Dai, sì, c'è abbastanza roba. Abbiamo anche un bel po' di giochi da tavolo. Dadi ci sono, dadi rossi ci sono. Abbiamo i bulk, carte fuori. Ecco, le carte saranno minimali, però... via. 2002. Guadagno dal gioco 1200, capo. 1200 di guadagno dai tavoli. Cioè, i tavoli mi costano 250, eh. Gli oggetti costano molto di più. Gli oggetti costano molto di più. Certo, fruttano 1400. Però... il problema è delle carte del giorno 29 che frutteranno ancora meno. Però... 12 insoddisfatti sono 12 poveracci di merda, probabilmente, no? Mi viene da pensare. Ho fatto la giocata, ragazzi. Ho fatto la giocata. Ho fatto la giocata. Il Negristoro TCG ora ha due sedi. Ora ha due sedi. Ma purtroppo scopriremo la sede nuova con tanto di mobilio nella prossima puzzo giornata.
È stato per me un privilegio, un piacere guidarvi in quella che è una luce del Negri Store TCG, lo store di carte mio, ed è per questo che porta il mio nome, il mio cognome anzi in questo caso.